Buonasera, anche di domenica R9 in vostra compagnia questa sera per un motivo molto molto particolare. Infatti siamo in un agriturismo, l'agriturismo da Pierone tra Bellante e Mosciano, e siamo praticamente tutti, ci siamo tutti, c'è tutto lo staff, Franceschiello, eventi e naturalmente noi di Radio R9, perché dopo un'estate strepitosa come quella che abbiamo passato tutti insieme, questa sera ce la siamo presi tutta per noi, ma vogliamo dedicarla anche a voi e quindi trascorrere con voi queste ore in compagnia dell'ottima musica che tra poco i nostri DJ Andrea C e Max Scartozzi appunto vi faranno ascoltare qui dall'agriturismo da Pierone. Ci sentiamo tra pochissimo. E allora siamo in diretta qui dall'agriturismo da Pierone tra Bellante e Mosciano, un posto dove si mangia alla grandissima e questo bisogna sottolinearlo. Tra parentesi, sono già nel nostro piatto degli gnocchi a dir poco fantastici, ma noi vogliamo raccontarvi questa serata e lo facciamo con lui, ma chi se non lui? Francesco Marcellini, perché tutto lo staff Franceschiello Eventi è qua per ridere, scherzare, divertirsi insieme in una serata senza impegni di lavoro, ma per stare tutti insieme, magari ricordare tutto ciò che è passato in quest'estate, tutte le gag, tutte le varie situazioni, insomma passare una serata tranquilla. Buonasera Serena, sì, vabbè, già hai detto tutto. Dai, questa è una serata per tutto lo staff, per divertirci, pure perché noi facciamo divertire sempre gli altri, se permette una sera ci divertiamo noi. Giusto. E giusto per salutare un'estate che è andata alla grandissima, infatti come puoi vedere ci sta di tutto. Mancano un po' di persone purtroppo perché com'è, però devo dire che siamo una sessantina, quindi. Eh già, ne siamo veramente tanti, sì. Qualche assente come si suol dire è giustificato, sì. Ma ci sono tutti, tutto lo staff Francesco Leventi, sì. Tutti coloro che fanno parte, sì, dello staff, sì, del Manacara, dell'Oblò. Manacara, l'Oblò, un po' tutti i locali, sì. Ho voluto fare questa cena giusto, ecco, per unire un po' tutte le teste, perché ecco, poi sai, quando si lavora comunque non c'è mai la possibilità di parlare, perché siamo impegnati tutti. Quindi stasera puoi vedere tutto in un'altra, diciamo, come ti posso dire? In un'altra veste. In un'altra veste, sì. Ed è vero, e proprio per questo vediamo le ragazze che normalmente vediamo, sì, sì, dietro al bancone, sì, del, sì, bar, infatti, tutte belle. Quello stavo notando, infatti, sì, infatti. Infatti volevo parlare con qualcuna di venire a lavorare come stasera, ecco. Eh sì, è certo, perché noi le vediamo chiaramente in abiti da lavoro, quindi anche scarpe basse, stasera, mamma mia, che belle che sono. Tacco 11, sì, infatti mi sento un po'... È vero, però ci sta tutto. Eh sì, sì. E no, niente, approfitto per parlare già delle prossime date. Vai, vogliamo sapere tutto. L'11 ottobre inauguriamo Dolce Co con una stagione, vabbè, Dolce Co ormai consolidata da anni. E quindi domenica, ecco. Ecco, qua è il momento del brindisi, non riusciamo neppure a sentirci perché loro giustamente festeggiano alla grande, dicevamo. Stavo dicendo domenica 11 ottobre con l'inaugurazione di Dolce Co a Mosciano. Iniziamo con la nostra domenica, per poi arrivare il 17 con l'apertura del Sayonara, quindi tutti attendono l'apertura del Sayonara del staff. Anche noi, anche io! Sì, sì, infatti, sarà una stagione sicuramente bellissima. Ho ricevuto sti giorni tante chiamate di gente che mi diceva: oh, ma ti sei fermato, devo fare qualche giorno in ferie, ho bisogno. Dove sei stato ieri? No, ieri vabbè, no, sono stato. No, vabbè, niente. Dove sei stato ieri? Ieri sono stato, ho portato mio figlio, che era il compleanno, a vedere Napoli Juve al San Paolo. Ed è il minimo, dai. Sì, è andata benissimo. Che bel risultato. Conta che io non seguo il calcio, però l'ho fatto per mio figlio. È andata la grande soddisfazione. Il Napoli ha vinto 2-1 con la Juve, quindi. E certo, anche perché poi tuo figlio Simone è diventato un po' la mascotte del gruppo, sì, l'abbiamo, sì, anche festeggiato questa sera. Sì, infatti volevo ringraziare tutti perché siete stati davvero carini. Ma lui è un amore, è proprio un Franceschiello mini. Eh sì, Simonello Eventi. Simonello Eventi, infatti l'abbiamo già ribattezzato. Sì, no, grazie davvero di cuore perché si è emozionato tantissimo. Chi è lei, mi scusi, chi è lei, Antonio, che ci fa passare? Antonio chi? Antonio, dove la vedevo io quest'estate, mi perdoni? Al Manacara. Ah sì, al Manacara o all'Oblò? All'Oblò. Ah, vedi, ricordo bene, eccolo, c'è anche lui. Grazie per le splendide serate, grazie. Stasera siamo riusciti ad unire tutti i locali, cosa che
è un po' complicata, sai, perché spesso si creano anche tra locali, invece vedi, io sono riuscito a unire tutti. Perché tu sei una forza, Francesco. Beh, che c'entra? Beh, così è così. È stato un bel gruppo, dai. Decisamente sì. Sì, sì, sì. Allora, tra poco, Francesco, intanto i nostri amici di Radio R9 potranno ascoltare la bellissima musica che i nostri DJ, che tanto che ci sono, giustamente, non possono star fermi, no? E quindi mettere musica, ma poi magari andremo a beccare qualcuno al tavolo. Ok, va bene. Qualcuno dello staff in questa veste. Sembra pure giusto. Ecco, in questa veste rinnovata, perché siamo abituati sempre a vederli al lavoro. Giusto, giusto. Va bene. Perfetto, lo gnocco l'hai mangiato? No, ancora no, infatti. Ecco, tra poco andiamo anche noi. Ma quanto si mangia bene qua tra parentesi? Molto bene, infatti. Mamma mia. È doveroso fare un po' di pubblicità. Beh, decisamente sì, obiettivamente parlando, alla fine degli antipasti mi son detta, è finita la cena, mi auguro. La cena è molto molto lunga, preparati. Mamma mia, che bontà, che bontà. Grazie Francesco. A dopo, grazie. A dopo. Grazie, grazie a te Francesco. E allora, come avete capito, noi siamo adesso impegnatissimi perché c'è lo gnocco che ci aspetta. Un gnocco che mi sembra sia condito con speck, parmigiano, rucola, qualcosa di veramente buono. Quindi noi andiamo a degustare lo gnocco dal nostro chef, che poi chiaramente metteremo davanti al microfono, vedremo un po' come se la caverà. E ci sentiamo più tardi, a dopo, con i titolari dei locali dove Francesco Marcellini ha reso le vostre e le nostre estate fantastiche, ovvero Oblò, Manacara, Sayonara, e siamo tutti qua a partire dallo staff composto dai baristi, dai camerieri e poi chiaramente i DJ e naturalmente i vocalist, insomma ci sono proprio tutti. Allora, intanto qui c'è il nostro vocalist che tutti ormai amiamo perché è stato con noi tutta l'estate, con noi ha scandito i momenti più belli delle canzoni, Nico Battistelli, ciao! Buonasera a tutti, ma siamo in diretta. Ma ci sei anche tu? Sempre, io ci sono sempre. Ma scherziamo, può non esserci Nico Battistelli in una serata in cui lo staff è al completo? Diciamo di sì, dai. Al completo, alcuni assenti ma giustificati, ma siamo diciamo al 99% tutti presenti. E poi ci sono anche i fedelissimi, vero? I fedelissimi ce l'abbiamo qui davanti, sono, è una comitiva che anche loro hanno diversi assenti e quindi li saluto anche, sono stati assenti, stasera comunque sono loro quattro che rappresentano diciamo la comitiva che ci segue di più, in assoluto. Eh sì, Salvatore e Company. Salvatore Delfo e Company. Ecco, manca la carissima amica di tutte le serate, grande anche tua amica. Grande mia amica, manca dici Luana, credo. Sì, proprio a lei mi riferisco. Un grande saluto a Luana Bibi che non è con noi, stasera è fuori città, per, penso per lavoro, quindi... Purtroppo è assente anche Luana stasera, però... vabbè, manca qualche pezzo del puzzle, però è quasi completo. Quasi completo, un abbraccio grande agli assenti, però gli assenti hanno sempre torto, quello lo dobbiamo dire, eh? È giusto. No, per scherzo, lo diciamo, ma lo diciamo sempre. Perfetto, Nico, a più tardi, noi facciamo questo tour. Intanto, a proposito di fedelissimi, c'è Salvatore qua che vogliamo... salutare, ma che ci fai sempre qua con noi? Ma insomma, allora sono capitato per sbaglio, passavo di qua, ho visto il fumo dell'arrosto e mi sono fermato. Bugiardone. No, no, è vero, lo giuro. Quanto hai mangiato intanto? Abbastanza. Qua si mangia veramente bene e in maniera direi sproporzionata. Sì, è tutto molto abbondante e soprattutto molto buono, no, veramente. È vero, è proprio vero. Tutto a posto? Tutto benissimo. Io immagino che andrai quasi in overdose nel momento in cui dovrai aspettare il 17 ottobre. E diciamo che un periodo di riposo non è che ci fa male, insomma, dai. Per ripartire alla grande. Sì, sì. Ripartire. 17 ottobre dal Sayonara. Certo, ci sarò. Promesso. Non lo metto in dubbio. Promesso, ci sono. Bene, ci saremo anche noi con Radio R9. Ciao Salvatore, grazie. E insomma qua... ci sono tutti, abbiamo già salutato il signor Oblò, risaluta un po'. Buonasera a tutti. Eccolo. Eccolo. Si sta meglio qua o all'Oblò?
Vabbè, qua si sta bene, ma lo perché posso... però all'Oblò si sta benissimo, però lì lavori, qua invece? Qua stiamo in relax, perciò stiamo bene. Stiamo ecco. Molto, molto bene. La compagnia è la stessa? Sì, la compagnia è tutta quanta uguale, un po' ampliata perché ci sono anche personaggi del Manacara che non collaborano con noi all'Oblò, però tutto molto bello. Perfetto, grazie, buon proseguimento. E poi in questo tavolo, voi in radio non potete vedere, potete solo ascoltare, ma potrete vedere queste immagini sulla nostra pagina Facebook. Naturalmente R9 The New Radio, qua c'è il bello della situazione, il bell'uomo che attira tante belle ragazze al bar. Giovanni, buonasera. Buonasera Serena, buonasera, ciao. Per una sera ci si diverte e non si lavora. Fortunata, vabbè, stiamo lavorando. Come state lavorando? Stiamo dibalzando il bicchiere, quindi. Ah, beh, certo. Raga, poi guarda, loro volevano parlare pure loro. Possiamo intervistare, stanno facendo i simpatici. Andiamo da Gianmaria. Da Gianmaria e da Alessia pure soprattutto. Va bene, andiamo da Gianmaria. Beh, Gianmaria, te la sei cercata. Come va? Come va? Alla grande, grandissimo. Io vedo i piatti vuoti. Vuoti, perché era tutto buonissimo, tutto il vino era fantastico. È vero, hai proprio ragione Gianmaria. Come si sta tutti insieme per una volta senza lavorare? Dopo la stagione si sta benissimo, non perché non siamo stati bene durante la stagione, ma si accumula uno stress, tutta quella roba là. Adesso siamo tutti più rilassati, contenti, ce la godiamo. E poi lo sai una cosa, sia voi ragazzi che le ragazze ancora di più, ma lo sai che siete proprio belli, vestiti a tutto punto e non con la divisa da lavoro? Di questo ti ringrazio, anche se sono tutti belli, sicuramente più di me, tutti quanti. Soprattutto Giovanni che è fantastico, è il modello della situazione. Anche tu sei un bel ragazzo, Gianmaria, fidati. Giovanni rivuole il microfono. Chi è? Alessia, la barman di... Alessia, sei stata nominata. Prendila. Aspetta, c'è però un attimo, Alessia può aspettare, c'è lo chef Pierone, un applauso a Pierone! Grande. Buonasera. Oh Pierone, ma tu ci vuoi far morire di bontà e di quantità, complimenti! Grazie, tutto buono? Ma non buono, di più! Tra i primi qual è il migliore? Guarda, quella pappardella era fantastica, lo gnocco niente male, che devo dire, insomma, mi metti davanti ad una scelta quasi impossibile. Gli antipasti anche buoni, dottore. Mamma mia, ti dico la verità, alla fine degli antipasti speravo che fosse finita la cena. Già pieni. Mamma mia, addirittura l'agnello in antipasto, ragazzi, io pensavo tutto qua, io che sono una bella mangiona. È passata la roba. No. Sì tesoro, troppo. Ma no, troppo mai, perché però abbondante, molto molto abbondante. Va bene. Oh Pierone, ma raccontaci un po' questa passione per la cucina, come delizi i tuoi palati, questa ispirazione, come ti viene? Allora, da piccolo la passione per il tappezziere, ho iniziato a fare il tappezziere, poi ho chiuso un'azienda, da una sponda sono passata all'altra, dalla cucina, una passione per la cucina. Però le sponde di altra natura sono rimaste uguali, sì. Solo le patate, come visto all'inizio. Bravo Pierone, bravo. Tante patate ottime, fritte ma buonissime. Affettate tutto. Mamma mia. Ah, a proposito, nell'antipasto, a parte gli affettati di prima qualità, e poi che abbiamo mangiato le verdure fritte, le zucchine strafritte, cose, ma troppo troppo buono, formaggi, e poi quei fagioli, fagioli e rape, mamma che bontà, l'agnello, mamma mia, essiccato. Senti un po', ricominciamo da capo. Dai. Dalle patate. Proviamo. Dalle patate. No, dagli affettati. Ok, va bene. Dalla salsiccia. No? Riparto allora, vado in cucina. Salsiccia o patata? Salsiccia e patata. Tutte e due, vabbè, così almeno. La patata senza salsiccia non c'ha sapore. Bravo, questa è una verità assoluta. Va bene, grazie. Ma chi c'è a fianco a te?
Francesco. Ah, quasi non l'avevo riconosciuto. Francesco. Infatti, visto, vicino a lui mi perdo. Pierone, si chiama Pierone, non a caso. Infatti. Tu infatti sei Marcellini. Visto? Sei Marcellone. Franceschino. Ma sei Marcellini e non Marcellone, Franceschiello e non Francescone. È vero, è vero. Il motivo ci sarà. Ovvio. Allora, pelati però. Bravo, vedi, c'è qualcuno che va qualcosa che va comune. Francesco, ma tu hai mangiato tutto? Sì, sì, guarda, da paura. Davvero un qualcosa in che io è la prima volta che vengo e devo dire qualcosa davvero di grande, bravo. Infatti per questo volevo fartelo intervistare, proprio per far sentire agli ascoltatori quello che è. Venite, 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 perché è spettacolare. Io pensavo che stessi per dire, infatti voglio fare qua una per i street. Ma guarda, qua fuori qualcosa si può fare. Lo so. Porte chiuse. Visto il giardino? Perché Francesco appena vede qualcosa subito inizia a fantasticare, ormai lo conosco. I pali ci sono. C'è tutto. Ok, le ama che i pali ci sono. C'è tutto, qua verrebbe un capo per i street. Bravo, va bene. Pierone, però tu il primo a partecipare, col calice in mano, una volta tanto e non dietro i fornelli. Va bene, va bene, va bene. Va bene, adesso grazie. Ci pensiamo, organizziamo. Grazie, grazie a Pierone. Allora, chi è questo signore che ha fianco a te? Il fratello. Il fratello, caramba, che sorpresa. Il fratello di Pierone, come ti chiami? Davide. Davide, Davidino. Sì. Pierone. Dalla stanza. Beh, insomma, non è che vi somigliate troppo, devo dire. Beh, sì, una matriosca. Una matriosca, dice lui. L'unica cosa per la stanza, poi per il resto, per la cucina anch'io ho abbastanza una passione, ma purtroppo ho dovuto fare altre scelte. Quali, per esempio? Lavoro per conto mio, quindi niente, anche, però ho già mio fratello che cucina bene, quindi siamo a posto, sì, giustamente. Preferisco gustare i suoi piatti e basta. È comodo l'amico, giustamente. E va bene, Davide, è contento di quanta gente ha portato Francesco qua? Sì, ma Francesco è un grande amico, ho lavorato alcune volte pure con lui, è una bravissima persona, eccezionale. Semplicemente eccezionale, eventi bellissimi, stasera ho voluto fare la cena staff qui da noi e sono contentissimo perché, ecco, vedi, tutta questa situazione, tutta questa gente, bella gente, tutto lo staff Marcellini, bella serata. Perfetto, ma qua c'è un tizio che grida mentre noi parliamo, ma che stai combinando mentre noi facciamo l'interno? Sto portando una chicca, passion fruit con zucchero di canna e spruzzata di vodka sopra, domanda a Nick com'è? Ma l'hai inventata tu? No, ho visto in Messico, dico la verità. E l'hai preparata adesso? Sì. Ma tu guarda un po'. Guarda un po', Nick, com'è? Aspetta, perché Nico Marcellini fa paura, dice Salvatore. Ma che roba è? Allora, mo te ne porto uno pure a te. No, aspetta, intanto lo raccontiamo. Che roba è? La passione, passion fruit tagliato a metà e con una spruzzata di zucchero di canna e di vodka secca sopra. E questo che vuol dire? Che dopo arriva la passione? E dopo cresce la passione dentro. Ma povero Nico. Dopo sono cavoli di Nico. Oh santo cielo, aspetta che adesso gli vado a dare la notizia. Nico, c'è un problema. Questo frutto poi fa salire su la passione. Allora che problema c'è, scusami? No, voglio dire, poi come fai? Come faccio come? Hai una partner? Beh, quello non lo posso dire al pubblico. L'importante è che tu l'abbia, non vorrei che cresce la passione e poi niente. Vabbè, vediamo di farla sfogare questa passione. Va bene, ragazze che ci ascoltate, siete avvisate. Nico Battistelli è in preda alla passione. Molto riservato in queste cose. È molto riservato lui, però in compagnia di due belle ragazze. Intanto questo lo diciamo, lasciamo ovviamente il segreto sulla loro carta d'identità. Non belle, bellissime. Molto molto belle, due belle moracchione. Sempre solo le more. Oh! Oh! Mi stai dicendo che non ti piaccio? Le bionde no, preferisco le more. Ma tu guarda un po', ma tu guarda un po'. Delle eccezioni, diciamo. Ah, e io sono una di quelle?
Devi dire di sì, altrimenti il microfono ti va in testa. Sì, Serena, sei una di quelle bionde che dunque faccio eccezione. Ecco, vedi, si fa subito a convincere le persone. No, vabbè, però è vero, dai, sei un'eccezione. Preferisco le more, sì. Ma sì, ovviamente scherziamo, perché ormai Nico è diventato un mio fratellone, quante serate insieme. Mi raccomando, attenzione, perché la passione cresce, poi sono fatti tuoi. Mi sento già appassionato. È appassionato Nico, è appassionato. Va bene, insomma, il clima che si respira l'abbiamo capito. Questo è passione, divertimento, amicizia. Queste erano le serate Franceschiello Eventi. Questo è ciò che sta avvenendo in questa serata, e questo è anche molto di più, sarà ciò che ci aspetterà durante tutto l'inverno, a partire in particolare dal 17 ottobre al Sayonara. Noi con R9 ci saremo, mancherete eventualmente solo voi. Vi aspettiamo! A dopo ragazzi, buon proseguimento in diretta su Radio R9. Giorgiano si trasforma. Tu sei il mio satellite, non mi torna.
La magia de tu